Ciao a tutti ragazzi, qui è Dottor Black e oggi siamo in questo nuovo video qui di Minecraft Survival Game. Siamo su Bed Lion nella mappa Alaskan Village. Vorrei riuscire a portarvi questo video perché questa mappa la porto veramente raramente qui e mi piace veramente tanto. Se non sbaglio la porto raramente, se io mi ricordo che la porto raramente, anche perché mi piace un casino questa mappa. Però è sempre un problema, muoio sempre qua e riesco a vincere nelle mappe che invece vengono giocate più spesso. Comunque, senza andare a dilagare troppo, vorrei andarvi a parlare oggi del topic principale, ossia un topic anche che mi ha toccato parecchio, riguardante quello che è successo a uno dei modder di questo server, cioè Bed Lion. E sono messo anche bene, mi serve solo una spara, quindi troviamo un attimo una spara, tanto per stare sicuri. Perfetto. E volevo andarvi a parlare quindi di questa cosa. L'altro giorno c'è stato il Judgment Day, da come molti sapranno, da chi avrà letto sul thread che è stato postato, lui ha postato sui Bed Lion questo thread in cui andava a dire le cose, a spiegare un po' la situazione, da come ne ha parlato anche Fiamma nel video, o robe di questo genere. Per esempio, se non sbaglio, hanno fatto anche l'Open Lobby Candle in cui poi andava a parlarne. Camera Lag, uno dei mod di Bed Lion, l'unico italiano, è stato bannato nel Judgment Day perché ha accusato di usare autoclick. Adesso, da come ha detto lui, da come ha postato anche una sua foto, questa roba io ve ne sto parlando molto come se parlassimo tra amici, perché non è che ho le informazioni, voglio andarvi a raccontarvi la storia, perché la maggior parte di voi la sapranno. Io voglio dirvi le impressioni che mi ha fatto e quello che avrei fatto io, perché avendo soltanto due dita sulla sua mano destra, ossia quella del mouse, per un fatto medico più che altro, avendo soltanto due dita, in alcuni giorni la mano gli poteva dare del fastidio e quindi non riusciva a cliccare, ed è una cosa normalissima, no? Se c'hai due dita hai una tipo malformazione nella mano, le aveva perse, non so cosa abbia. E quindi in quei giorni che gli faceva male non riusciva a cliccare, e allora aveva deciso di creare questo simulatore di click, una sottospecie di autoclicker, però ha creato da lui questo simulatore di click che andasse a simulare il click che faceva normalmente in una giornata in cui era positiva, proprio quando tu hai un giorno buono che riesci a fare tot click. Lui aveva simulato questa roba. Cado sempre là, cado sempre in quel punto, io non so perché. Vabbè, aveva simulato questo suo click e aveva giocato praticamente, da quello che ho capito, aveva giocato pure una ranked, quindi non aveva usato l'elo. L'aveva fatto più che altro per stare nel server, dato che lui ci teneva veramente a questo server, e ha dedicato un sacco di tempo, 8 mesi c'era stato come modder. Quindi si era decisa, aveva fatto questa cosa senza andare a dare fastidio, senza togliere elo, perché comunque a ranked non è un problema, tanto per tenersi e giocare a Minecraft. Ed è stato bannato perché comunque ha usato autoclick. Ora, ok, ha usato autoclick, però il pensiero mio era, alla fine, lui parte dal fatto che è un modder e non è stupido, avrà avuto i suoi motivi. Il suo motivo è stato anche un fattore medico, non per provare robe di hackerato, tanto per provare hack, quello no. Non ha fatto una serie di queste cazzate. Quindi io sarei stato un attimo più clemente da parte di Bed Lion, anche perché non mi sembra giusto che tutto l'impegno che ci ha messo lui, te, boom, lo banni così senza motivo. Ed è stata veramente una cosa stupida, 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 che io avrei sinceramente cercato di evitare. Però mi dispiace un sacco per Camera Lag. Adesso io non so, perché per esempio nell'open lobby che hanno fatto Kendall, un ragazzo mi ha detto che ha fatto uno straw poll per raccogliere i voti, per cercare poi di farlo vedere a Bed Lion, per far tornare Camera Lag. Ora, non lo so per certo. Ciao, tu sei quello che sta sempre... lui è un ragazzo bravissimo che sta sempre nel mio TS. Passare dal mio TS, perché lui è bravo, sta nel mio TS, quindi ciao. E ora dobbiamo andare ad ammazzare quella. Quindi quello che volevo dire io era che alla fine mi è dispiaciuto veramente, veramente tanto quando ho saputo questa notizia, che l'hanno bannato. Anche perché ha usato autoclick, ma alla fine non ha fatto nulla di male, non ha dato fastidio a gente. Che poi, parliamone, ha usato lo stesso click, sarò pure onesto nel fatto che ha messo lo stesso click che faceva di solito lui. Non è che l'ha aumentato o ha fatto robe di questo genere, è un click che avrebbe fatto normalmente. Però, bello di casa, non c'ha le dita. Se c'ha soltanto due dita che gli fanno pure male, non è che adesso puoi metterti lì a fare così lo stronzo. Sta cosa mi ha fatto veramente girare un po' sui nervi. Però alla fine non si può... Sei tu? Ok, no, perché sennò mi prende paura. Alla fine era questo quello di cui volevo parlarvi. Poi voi, se avete dei pensieri vostri, mi farebbe piacere tanto sapere le vostre idee per raccogliere. Poi staremo tutti insieme a vedere quello che farà Bed Lion, sperando che lo farà ritornare.
Anche perché l'unico mod era italiano. Quindi, se no, si crea pure un problema. Quelli si picchiano. Perché se lo chiedesse usando la texture pack di Halloween, perché siamo nel periodo di Halloween, e quindi la texture di Halloween, grazie di presentare il print steel, la texture di Halloween è veramente, veramente, veramente figa. E mi piace un casino, dato che adesso stiamo avvicinando veramente velocemente ad Halloween, il 31 ottobre, che vorrei pure fare uno speciale carino per Halloween. E come altra notizia, tanto per parlare, perché sennò di che parliamo? Poi io butto un po' di roba, dove stai? Tieni, ti butto un po' di questa roba, poi non so quella che ti può servire o quella che non ti può servire. Io te la butto, poi tu prenditela. Non ti può servire niente, giustamente. E in sostanza niente. Poi io mi sono accorto che dico sempre sostanza. Non ha senso come cosa, perché ognuno ha sempre un piccolo tic ripetitivo di parole che va sempre a dire. Però comunque ok, cercherò di non dirlo più, perché mi sono reso conto anche che è brutto in sostanza. Quando non so più che dire, cerco di ricollegare il discorso, allora dico questa parola a caso, ok? E un'altra cosa di cui volevo andarvi a parlare era che, da come tutti, la maggior parte di voi sapranno, Huawei è tornato e ha caricato anche il video oggi. Per chi non lo sapesse, nulla di speciale il video solito quando lui se ne va, perché ormai è diventata una cosa normale. Lui se ne va, quando torna carica il video, I'm back. E stamattina ero al bagno, mi ero svegliato, colazione, vado al bagno, mi arriva la notifica sul telefono, Huawei ha caricato un video. Io, mo dici così? Ok. E niente, parlava spiegando un po', se l'è presa molto alla leggera, lui, andare sul fatto scherzoso. E non ho neanche capito poi il motivo per cui sono andato, perché ho sentito un po' la sua voce, perché mi piace un sacco sentire la sua intro, che poi la sua voce è troppo calda, quindi ho sentito il pezzo iniziale e poi ho chiuso, anche perché non mi interessava, sennò facevo tardi proprio per scuola. E l'importante è che è tornato. I suoi survival games mi fanno impazzire a me, quindi ne sono pure piuttosto felice. Dobbiamo trovare gente. Ok, sta uno là, così starta pure il deathmatch. La texture, se la cercate, dato che un ragazzo mi ha detto che dovrei iniziare a lasciare il link della texture. Già, ragazzi, è tanto che nella descrizione molti mi fanno ancora delle domande riguardo delle cose, che basta che apri la descrizione, c'è tutto. Da adesso ho anche aggiornato. La spalla in iron, c'hai ragione, vado a farmela. Ho anche aggiornato e ci sta anche la musica, perché prima non mettevo la musica. Addirittura adesso ho aggiornato la descrizione, se la andare a vedere, mi fa adesso piacere, aprite adesso, se la vedete, ci sta anche la musica, e questa roba è veramente figa. Occupa un po' di lavoro in più però, perché metterla nel video non mi andava, quindi l'ho messa in descrizione normalmente. Spada in ferro. E dobbiamo tornare da quello che sta ancora là shiftato. Ok, dove stai? Quindi stavo dicendo sulla texture, dato che non lascio link, basta che andate nel video di Sashspeed che ha caricato l'altro giorno, ossia il video in cui rilasciava tutte le texture che lui usa, e questa era una di quelle, ed è veramente bella questa texture per Halloween. La uso anche perché, appunto, come già detto, siamo nel periodo di Halloween. Vai, questo mo scappa. Vi invito comunque, come al solito, a passare dal TS che trovate nella descrizione a YouTuber. No, purello, dai, YouTuber. Dai, solo perché è YouTuber, mi fa pena, dai, su, te lascio, vai te. Sì. Fate 1v1, dai, YouTuber, dai. Lo capisco, qui c'è un altro, no. Però a me faceva pena, YouTuber, non è che puoi andare a rompere palle così. Su, guarda, gestiscitela te. Basta, tutto qua. Quello che devo dire, ve l'ho detto. Ne sono felice di come avete affrontato le nuove due serie, quelle della Fan Games, che adesso andrò anche a cambiare copertina. Quella è stata una copertina veloce, non avevo una copertina, l'ho fatta una velocissima, adesso la voglio fare un attimo più strutturata. E poi quella del diario di bordo, anche che ad alcuni ragazzi non è piaciuta. Cazzo, quella Nintendo 2. A me piace come copertina. No, non è Nintendo 2. Ad alcuni ragazzi non è piaciuta la copertina, ma a me invece piace, come ad altri pure è piaciuta, perché c'ha stile come copertina. Un team. Togli. Dai, su, volevo fare la prova. Sai, quelle provate che non ti riescono mai, di quando riesci a battere un team da 2. Il team da 2 mi ammazzano sempre. Una volta che faccio la provata, ieri scatta il deathmatch. Volevo fare veramente una provata. Tipo, ora tu muori. E la provata è che tu ammazza l'altro. Io ammazzo questo, tu ammazzi l'altro.
Questo scappa. Cosa scappi? Cosa? Non me la ammazzare. No, la clip era mia. Kill. Ho fatto una kill. Ma hai stilato tutte e due le mie kill. Sei un cattivo ragazzo. E pantaloni buoni. Ok, perfetto. Ora, mi hai stilato le kill. E di questo veramente, porca miseria, uno già non riesce a fare kill di suo e te gliele stilli pure. Mettiamoci la spara in diamante. Che carina sta spara in diamante. Sarebbe troppo patatosa. Quindi direi di iniziare. Vai. Scritto benissimo. Ok. Fatti i gambali. Ce l'ho. Ce l'ho i gambali. E Steady, ce l'ho i gambali. Questi saranno leggings. Vai, via, vai, 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 su, su. Quanto stai stressato? Forse. Quanto stressi? Ce la fa. Tieni, 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 tieni l'acciaio. Tieni l'acciaio. Su, Pietro, non mi stressare. Sei veramente una cosa incredibile. Forza, vai. Vai, ora. Ora ce l'ha fatta. Direi di mettermi le frecce qua. Che quante no? Ne avevo una. Giusto, mi sembra veramente utile. Perfetto. Almeno fatti killare. Nel senso, non fatti killare perché. Almeno dobbiamo riuscire a killarlo. Perché almeno quello me lo devi. Dai, su, mi hai stillato due kill. Contate voi, adesso lì c'è scritto una kill. In Bad Lion c'è scritto che l'ha uccisi lui. Però tutti sappiamo, tutti concordiamo sul fatto che l'ho uccisi io. Perché lui ha soltanto alla fine dato il clean up, la botta secca. Però va bene, non è questo il problema. Adesso non si piange. Il montage, tanto per parlare di un'altra informazione, perché boh, cerco di parlare sempre di qualcosa. Sto lavorando e sta venendo veramente figo. Ringrazio Fabio di essere stato con me in questo SG. Ci vediamo domani con un... Non è vero, domani è martedì, mi sbaglio sempre. Ci vediamo mercoledì con un prossimo Dare Break. È tutto, bella.